Perché è importante parlare di licenze per gli open data? Quali sono i fattori da considerare? È importante parlare di licenze per l'open data perché un dato non licenziato, cioè senza una licenza open, non è un dato open, è la licenza in sé, la licenza open, che rende il contenuto o il dato che noi stiamo pubblicando open, cioè libero dai normali e tradizionali vincoli che il copyright normalmente appunto applica sulle opere creative, sulle banche dati. Quindi la questione da considerare è questa, benché si creda spesso il contrario per una questione di disinformazione, di leggenda metropolitana, cioè che qualsiasi cosa che si trova online è sostanzialmente libera perché se è stata messa lì allora qualcuno gradiva che se ne facesse libero uso, in realtà non è così, bisogna considerare che appunto qualsiasi contenuto che non abbiamo creato noi stessi è da considerare come un contenuto closed by default, quindi è chiuso per definizione perché c'è qualcuno che ha creato quel contenuto e che quindi detiene dei diritti d'autore su questo contenuto. Lo stesso discorso vale, diciamo, con alcune magari precisazioni e differenze che non possiamo qua approfondire, anche per le banche dati. Quindi se non troviamo una licenza che ci dice che possiamo liberamente utilizzare una banca dati, un dataset, non possiamo legittimamente considerarlo come un dataset open. Ecco perché appunto è molto importante spingere affinché si alzi la consapevolezza da parte dei titolari dei diritti, quindi in questo caso le pubbliche amministrazioni, sul tema delle licenze. Applicare correttamente le licenze e scegliere le licenze corrette aiuta a rendere open i dati.